Coach, allora un commento su questa prima partita a Rouen, non è stato facile. No, facile per niente, e purtroppo non c'eravamo stasera. Abbiamo un bel inizio con un gol, un palo, e poi dopo abbiamo regalato due gol, abbiamo fatto due sbagli difensivi individuali che ha cambiato il momento di parte, e loro hanno visto il sangue, e purtroppo dopo siamo stati spettatori, abbiamo guardato al posto di reagire. E contro una squadra come loro non si può, e alla fine non meritavamo di vincere questa partita. C'è da dire che comunque, anche guardando i numeri, il loro portiere ha fatto grandi interventi stasera. Il Rouen si sapeva la squadra favorita, l'ha dimostrato stasera. No, ha fatto di parate, ma non così tante, non anche questa oggi. Malgrado il 4-2 era da solo per i primi due gol, e anche il terzo sul power play, purtroppo. È andato così, sai, una squadra con quattro link che possono tutte segnare, è difficile, si le dà le opportunità, li prendono, e stasera abbiamo visto. Come si riparte dopo una sconfitta così? Domani c'è un'altra partita, che cosa direi ai tuoi ragazzi? No, ho già detto, la cosa positiva di questa è che domani si gioca subito, prima partita, allora dobbiamo mettere questa in spazzature, però riflettere su come è andato, il perché, e reagire domani, e mi ha aspettato una reazione positiva dalla squadra. Importante anche la presenza del pubblico asiaghese, insomma un buon numero di supporto. No, guarda, c'è niente da dire, quella ci aspettava tutti, e ci dispiace che non abbia potuto dare la vittoria, però lo sport è così, purtroppo, e sapevamo che era per essere difficile, loro sono favoriti, però sono un po' disappunto della maniera che abbiamo giocato, quella. Sai, se uno la vince meritavamente, veramente sudando, e questa sera l'abbiamo regalata, purtroppo.